Allora, buonasera e benvenuti a questo video del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Benvenuti o bentornati in uno dei video del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Con questo video vogliamo introdurre un argomento abbastanza complesso che fa parte della sessione esoterismo di cui noi ci occupiamo sia a livello filosofico, sia a livello storico, sia a livello scientifico. Per questo, in questo video, io dico questa sera perché per me è qui con noi questa sera per un'intervista, ma per voi in questo video è con noi Andrea Pellegrino, che è un giornalista, uno specialista in psicologia e uno specialista in esoterismo e storia dell'esoterismo. E Andrea Pellegrino per noi è un punto di riferimento molto importante, non solo per la sua attività, che è legata anche a una importante e famosa libreria che si occupa appunto anche di testi relativi alla storia dell'esoterismo, ma anche perché siccome noi abbiamo sempre voluto trattare questo argomento in modo molto preciso, non potevamo non fare un'intervista con uno degli attori di questo bellissimo libro, Indagare l'occulto. Leggo infatti proprio dalla copertina: giornalista e scrittore, laureato in scienze dei beni culturali, perfezionato in criminologia clinica e psicologia criminale presso l'Università degli Studi di Milano, Istituto di Medicina Legale, specializzato in storia e letteratura dell'esoterismo occidentale, simbolismo e nuove religioni, redattore e ufficio stampa della libreria esoterica di Milano, molti di voi la conosceranno per chi è appassionato, vice direttore della casa editrice Libraio Editore per la stessa, ha già pubblicato Il segreto dei tarocchi e ha curato l'apparato critico del Libro Rosso di Eliphas Lévi e Hortensio Flamel. Dunque, perché parlare in modo scientifico dell'occulto? Per due ragioni fondamentali. La prima, poi mi correggerà naturalmente il collega Pellegrino. La prima è che molto spesso occultismo e esoterismo sono due termini confusi, soprattutto questo avviene nella rinascita ottocentesca, quando all'interno delle tradizioni esoteriche l'esoterismo è un come, non è un cosa, quindi esoterismo è un modo, poi il contenuto varia, è un modo di apprendere, un modo di vivere una determinata esperienza che ha a che fare col sacro, poi il contenuto varia notevolmente da scuole, da epoche, da periodi, da zona geografica. Ebbene, nell'Ottocento, soprattutto nell'Ottocento del Centro Europa e nell'Ottocento inglese, molti elementi legati all'occultismo entrano a far parte del bagaglio di alcune realtà legate anche all'esoterismo e qua si crea spesso una confusione che porta alla sovrapposizione fra esoterismo e mera superstizione. Dunque, ecco come un giornalista esperto anche nell'aspetto psicologico ci può aiutare a meglio districare una matassa complessa, e questa è la seconda ragione, che ci aiuti a non confondere due cose che non vanno assolutamente confuse tra di loro. Grazie Corinna, grazie mille a te, grazie di questa presentazione. Mi fa veramente piacere essere tuo ospite questa sera. Sì, dicevi bene, l'argomento è molto complesso e va affrontato nella giusta maniera. Guarda, io volevo proprio partire analizzando proprio i due costrutti che stanno alla base di questo libro, quindi da una parte l'esoterismo e dall'altra la criminologia, perché apparentemente queste due materie non dovrebbero avere nulla a che fare, no? L'una con l'altra, e invece purtroppo spesso, come appunto raccontiamo nel libro, non è così. Ovviamente si parla di un esoterismo deviato. Cioè io quando mi riferisco all'esoterismo, io lavoro proprio all'interno di una libreria esoterica che dà proprio la possibilità di concentrarsi sulla parte più culturale, no? Del termine. Quando mi riferisco all'esoterismo deviato, mi riferisco a tutta quella marasma di superficializzazione, di sincretismo che è scaturito da un momento storico particolare. Cioè, l'esoterismo serio ha a che fare con il
i culti, le credenze, la filosofia, la filologia anche, no? Quindi lo studio dei testi, il folklore anche delle varie popolazioni. Ed è interessantissimo, secondo me, studiarlo da questo punto di vista. È ancora più interessante capire come l'uomo abbia concepito comunque il suo rapporto con il trascendente, con il misterioso, con il pensiero magico. C'è poi tutta un'altra parte che appunto scaturisce da quel momento di sincretismo che secondo me nasce già dagli anni 60, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, che è il fenomeno appunto della New Age, che secondo me ha proprio trucidato le tradizioni esoteriche vere, no? Genuine, sane, quindi lo studio proprio culturale dell'esoterismo. Rivoluzionario per un certo aspetto, quindi erano appunto era la fine degli anni 60, inizio anni 70, quindi il periodo delle grandi rivoluzioni giovanili, anche no? Degli hippie, dove tutti aspettavano questa fantomatica era dell'acquario, che poi a livello astrologico ci sono altre scuole di pensiero che non la pensano proprio così, però quello è un altro discorso, non ci addentriamo. Insomma, quest'era che doveva rappresentare un nuovo ciclo, no? Per l'umanità, quindi una rinascita fatta di armonia, di pace, dove tutti avrebbero vissuto con una nuova consapevolezza spirituale. E il fatto è questo, cioè la New Age ovviamente era un grande movimento così di positività, di colori, però di solito questo tipo di profezie, no? Cioè le profezie invece più catastrofiche hanno molta più probabilità, no, di avverarsi, quelle un po' più avventiste. Quindi, in realtà, quando hanno visto che questa grande era non era proprio come l'avevano descritta, si è trovata anche una chiave diversa per continuare comunque con questo tipo di tradizione. Allora, il passaggio a questa nuova era è diventato sempre più individuale, quindi interiore. Okay, non era più una cosa che tutti potevano vivere e sperimentare, ma te la dovevi cercare attraverso appunto le pratiche, lo studio appunto dell'esoterismo, eccetera. Ti posso fare Diciamo una che domanda, Andrea? Visto sì. che quello che tu stai dicendo mi richiama alla mente la crisi della cultura greca, no? Tu sai che Sì. quando la cultura greca va in crisi dopo la guerra del Peloponneso, subentra l'età dell'ellenismo, Sì. l'ellenismo che è un'anticamera anche al cristianesimo e effettivamente alla prima formazione delle scuole iniziatiche Sì. esoteriche in senso più storico, come benissimo saprai. L'ellenismo è proprio caratterizzato da un ripiegamento in se stessi, cioè da un venir meno del fattore della ricerca di coefficienti sociali in senso collettivo e dal ripiegamento nell'intimo, nell'oikos. Tu pensi che forse È un molto po' di quello che succede dopo la seconda guerra mondiale possa in qualche modo avere un confronto, il tracollo di due elementi culturali così grandi, come in qualche modo l'Occidente e la cultura greca dall'altro? Allora, da una parte sì, ma sono comunque secondo me due situazioni molto molto diverse. Cioè è vero che anche in questo caso questa spinta interiore, no, della New Age è scaturita sicuramente da un crollo di valori e da una sfiducia poi anche nelle risposte, come dire, tra virgolette ufficiali, no? Certo, Però certo. alla fine, quella che accenni tu è comunque una ricerca molto più profonda. Qui si tratta in realtà di cucirsi un credo addosso, Sì. sincretizzato attraverso la superficializzazione, scusate, di tradizioni che vengono estirpate dal loro contesto originario e vengono così messe alla mercé di tutti. A uso e consumo di chi le fa, La New così. Age è stato il primo network, ante litteram, se ci vogliamo Certo. pensare, perché cosa ha fatto? Ha creato una rete, ha pescato da un grande calderone degli argomenti, delle discipline, per creare tra di loro delle connessioni e quindi
prendo qualcosa dell'astrologia per gli amanti di astrologia, qualcosa sulla, che ne so, le religioni orientali per gli amanti di queste discipline, dello yoga, i tarocchi, i chakra, metto tutto insieme, creo questo grandissimo minestrone e così superficializzo tutto, perché poi, voglio dire, lo yoga non è sicuramente quello del corso in palestra, i tarocchi non sono quelli del centro telefonico, e quindi c'è stata questa volontà di, come dicevi tu, conferire a questa conoscenza superficializzata alla merce di tutti. Guarda caso, questo periodo, che poi si è trascinato fino ai giorni nostri, perché parliamoci chiaro, ancora oggi l'esoterismo e tutti coloro che si trovano a studiare per la prima volta l'esoterismo, si deve scontrare con questo marasma di connessioni, di credenze inventate di sana pianta. Ed è Certo. difficile poi distinguere se, voglio dire, la prima volta non hai una guida, no? Che ti fa capire che è impensabile che tarocchi derivino dall'antico Egitto, come diceva qualcuno, o che ne so, insomma, tante castronerie che vengono dette. Cioè, ci vuole uno studio che parte da molto, molto prima, e è faticoso, costa fatica, a volte anche un po' noioso, ma secondo me è molto, molto più affascinante di così credere un po' a tutto Assolutamente, quello che bisogna, ci viene ovviamente, raccontato. bisogna crearsi chiaramente, come dici tu, delle grandi competenze, perché è chiaro che hai fatto un esempio bellissimo, no? Quello dei tarocchi. È chiaro, è evidente che se io ho le competenze di carattere storico, iconologico, Certo. letterario, riesco a ricostruire un percorso tale per cui mi rendo conto che l'idea che i tarocchi derivino dall'antico Egitto è un'idea che ha una sua funzionalità in un percorso mitopoietico che è creato in tutti gli elementi che hanno a che fare col sacro, ma che ovviamente no, non ha alcuna attinenza, cioè mitzos non è logos, no? Non ha a che fare con la storia. Però queste competenze bisogna averle. Tra l'altro tu hai detto una cosa molto bella, prima, hai detto, la differenza fondamentale è che mentre però nell'ellenismo questo ripiegamento è un ripiegamento poi profondo che parte alla ricerca di qualcosa di importante, mentre Sì. invece il ripiegamento individuale della New Age è un ripiegamento sostanzialmente superficiale e È la narcisista. strada facile, è la È la strada strada facile. facile. Ecco che Certo. allora io non solo non ho le competenze per distinguere il mito con tutta la sua fondamentale funzionalità anche per la psiche umana e la storia, che è tutta un'altra questione, ma io no, forse non me le cerco neanche, no, queste competenze, perché voglio la bugia, no? Consolatoria, È più forse. semplice, è certo, è molto più semplice, ma proprio per questo, qual è stato il lascito di tutto ciò? Guarda, dagli anni 90, quindi quando si aspettava il 2000, appunto, questa era della qua, guarda caso, è proprio il momento in cui nuovi movimenti religiosi, sette, maghi che non c'avevano manco la quinta elementare, pretendevano di essere chiamati maestri, medium che probabilmente erano loro i primi a dover così aver bisogno di un, come dire, un sostegno psicologico, psichiatrico, che invece si facevano pagare per così sentire le voci che dicevano di sentire. Insomma, tutto questo marasma di realtà, a volte grottesca, a volte più inquietante, proprio prende il sopravvento. Gli anni 90, da metà degli anni 90 fino ai primi anni 2000, c'erano maghi, cartomanti dappertutto, cioè giravi canale Me lo su ricordo, questo. Odeon Sì, ma qualsiasi cosa. Però, guarda, fa ridere. Però la cosa più affascinante è capire. Questo che poi io mi ci sono scontrato e ho battuto la testa, capire le dinamiche che portavano e portano tuttora, perché il fenomeno non è assolutamente cessato, ha preso forme diverse, adesso poi ne parliamo, lo analizziamo, capire cosa spinge
queste persone a non rendersi conto, arrivare al punto addirittura di rovinarsi psicologicamente ed economicamente per inseguire certe chimere, certi Sogno. individui.